È oramai un appuntamento consolidato quello delle Networking Day qui a San Patrignano. L'obiettivo è quello di formare e di dare una motivazione a quelli che accorrono per affrontare meglio il mondo del lavoro e come è cambiato in questi anni innanzitutto. Ma allora, intanto parliamo di giovani, ma non solo di vista anagrafico, perché in realtà il mondo lavorativo ci dice che siamo giovani anche a 40 anni, a 60 anni. Noi faremo mediamente 14 lavori diversi, chi inizia a lavorare oggi, rispetto a un'epoca che invece ci insegnava a fare la stessa cosa per tutta la vita. Quindi l'insegnamento è mantenersi aperti, l'insegnamento è accettare il nuovo, accogliere il nuovo, fare dei passi. L'insegnamento è vivere questo momento che ormai possiamo dire non è di crisi economica, ma è di rivoluzione culturale, come una grande possibilità per rimettere l'essere umano al centro. Che skills richiede il mercato del lavoro di oggi? Beh, tutto il tema delle soft skills parla chiarissimo. Noi stiamo capendo che si passa dalle competenze verticali a quelle che invece sono un pochino più leggere, cioè è sì importante essere un buon ingegnere, un buon architetto, un buon barista, un buon imbianchino, un bravissimo operativo, ma è altrettanto importante lavorare in squadra, lavorare in gruppo, comunicare bene, sapersi modificare, trovare soluzioni, e credo che questo sia un grande passaggio. Il mondo ci sta chiedendo di diventare migliori ogni giorno. Grazie.